Avete bisogno di crediti? Vi siete scocciati di dover scegliere tra Padoin e Zappacosta e vorreste scegliere tra Ronaldo e Messi per la vostra squadra su Ultimate Team? IG Vault è il sito che va per voi e con il codice FootItaliaChannel avrete anche un 6% di sconto. Link in descrizione. Bentornati ragazzi, qua è Leo di FootItaliaChannel e siamo qui con il sesto episodio della nostra FIFA Craft. Siamo qui con due nuovi inserimenti, ovvero, come avevo detto nello scorso episodio, avrei messo Philipp Lahm, che sarà il nostro centrocampista difensivo centrale, e come avete suggerito voi, ho messo Dick Meyer, terzino destro dell'Amburgo. L'altra scelta era Piszczek, però è leggermente sopra il budget, costava un pochino più di 5.000 crediti, quindi non ci saremmo rientrate. Inoltre, con Dick Meyer, che costa solo 1.500, quindi ci lascia con 3.000 crediti, possiamo prendere una forma fisica che ho già preso e già applicato, così hanno tutti 99 di forma fisica, siamo pronti tranquillamente per queste due partite senza dover fare cambi. Ed ecco qua il nostro primo avversario che ha una francese non rara. Non male, non male, veramente. Tutti francesi, tutti della Ligue 1, tutti non rari. Vai Folland che sei solo. Bravo Folland. Fai così. Prova a incrociare da lì. Folland! Lami in mezzo, cerca la testa di Benatia! Oddio, è entrata! Non so come. Ma gol di Benatia, sicuramente la deviazione. Penso del difensore, non penso del portiere sia andato così a vuoto. Vai Dick Meyer. Vai te! Mamma mia, Dick Meyer! Che slalom di Dick Meyer! Anche il tiro di Dick Meyer! Non male! Buono! Buono ancora! La botta! E c'è il golasso! Golasso, credo, di Benatira! Proprio Benatira aver fatto il 2-0! Prima Benatia, poi Benatira! Segnano sempre loro! Cadelles non sta segnando tanto, quindi sto pensando di cambiarlo! Però, gran bel gol ed è 2-0! Buono lì? Dai Lam, ancora Lam, puoi incrociare Lam all'esordio. Philipp Lam segna il 3-0 al 33esimo minuto e qui si sente odore di rage quit, ragazzi. Finisce qua il primo tempo sul 3-0, ma non male veramente. Buono Darida. Darida con il piazzato che becca in pieno Lam che fa doppietta. Ragazzi, doppietta all'esordio di Lam, assurdo. Dai, non sta giocando, che palle. Bene, siamo arrivati fino al 90esimo con la palla. Tiriamo con Lam, prendiamo palo. Non voglio fare il da tripetta con Lam al 90esimo. Però diciamo che è bello vedere uno che non ti gioca tutto al secondo tempo, veramente bello. E finisce qua 4-0, prima vittoria alla grande, veramente dominata. E quindi andiamo a cercarci un secondo avversario. Ecco, qui sono avversario a tutto il Paris Saint-Germain, spero non abbia proprio il Paris Saint-Germain, e invece ce l'ha in parte, a parte Griezmann, però per fortuna non ha Ibra. Buono ancora. Dai, dai Benatira, il tiro, sì così! 1-0 al tredicesimo, grandissimo Benatira, sempre al calcio d'angolo, rientra di nuovo come nella prima partita, 1-0. Buono, vai Cadres, il tiro, oddio, non male. Buono Folland. Fermati, bravo, lì nel mezzo, il tiro, traversa, Benatira la scascia, buono, dai Cadlets ancora, incrocia Cadlets, la parata di tra, prova lì fuori Lam, cercare Goretzka, Goretzka la mette giù, bene il tiro di Goretzka, gran gol, 2-0, allo scadere del primo tempo, bella botta di Goretzka, buono anche il passaggio di Philipp Lahm, che è in tutte le azioni ragazzi. E finisce proprio su questo gol il primo tempo 2-0. Bravo Lam. Si ferma. Il tiro di Lam. Oddio fuori. Attenzione qui a Cavani. Rudiger puoi chiudere. Bravo Rudiger. Però il passaggio è sbagliato. Ma c'è la chiusura ancora. Buono Cadlets. Il tiro di Cadlets. Parato. Buono Folland. Vai Folland, ancora Folland, smorzato. Ah, sì, ci ha dato la vittoria, quindi è andata via la sua di connessione. Bene così, tanto era l'80esima, la partita era quasi finita, 2-0. Un'altra ottima vittoria, saliamo a 7 punti in divisione 8 e quindi ci spostiamo immediatamente su Minecraft. Ed eccoci qua, proprio su Minecraft, davanti al nostro tunnel dell'episodio 6, tunnel che ancora deve essere scavato. Uno degli ultimi probabilmente, perché dalla divisione 7 su FIFA cambierò il tipo di giochino, tra virgolette, su Minecraft e probabilmente andrò a uccidere mostri, anche se nella 1.9 è cambiata la tecnica di combattimento, quindi sarà un po' difficile, mi dovrò un po' abituare, quindi devo fare anche un po' di pratica.
Intanto possiamo prepararci per questi 5 minuti e facciamo partire il tempo adesso. Partito il tempo, partito il piccone, partiti i 5 minuti che spero che siano fruttuosi come quelli scorsi, dello scorso episodio, dove abbiamo trovato tantissima roba, un totale di circa quant'era, 7000 qualcosa crediti, però con il bonus di per 3 era tanta roba veramente. Non c'è niente però, solo cobblestone, un po' di redstone come al solito. Redstone ci accompagna sempre i nostri episodi, quindi andiamo a prendere. Sono quanti blocchi? 6 blocchi, 7-8 blocchi, non male. 9 blocchi, tanta roba allora. 10 blocchi, ragazzi, quanta cavolo di redstone c'era. Torniamo al nostro livello, torniamo a scavare. 10 blocchi di redstone, sono ancora redstone, ragazzi, ma è ovunque sta redstone. È più della cobblestone, troppo io. 3 blocchettini? No, di più. 4 e 5, ragazzi. Vabbè. 6. Quanta redstone. Non ne posso più, basta. Comunque, per quanto riguarda i giocatori, non so bene dove andare a parare, mentre qui c'è un po' di lava che non ci dovrebbe far paura, ma a me fa paura sempre la lava. Dai, mettiti lì. Ma vabbè. Dicevo, non so bene come andare con i giocatori perché la squadra è completa, cioè l'intesa c'è, però naturalmente dovremmo iniziare a ibridarla e non so bene dove andare. Un'idea era che Dira, perché è tedesco della Serie A, si collega bene, esattamente come Rudiger. Non lo so bene, veramente non lo so. Probabilmente Khedira è un'ottima, sarebbe un'ottima scelta, e poi magari andare a prendere un attaccante al posto di Kadrez. Vedrò un pochino alla fine di questa scavata quanti crediti avremo. Per ora non tanti perché abbiamo trovato solo redstone, però penso di poter magari prendere un buon giocatore comunque, anche perché adesso i giocatori non costano tanto, soprattutto questa settimana dove è uscito, oddio, a parte non so quando esce questo video, c'è anche un po' di ferro oltre redstone, però è uscito il Team of the Week con Ronaldo, Messi, insomma il Team of the Week alla grande, cioè veramente incredibile. I diamanti, non li avevo visti. Ragazzi, ma ditemelo, intanto siamo andati nel tunnel dello scorso episodio e non abbiamo visto sta redstone perché era un pochino sotto, però ci sono dei diamanti. Dai, 1, 2, 3 diamanti alla grande, quindi nel prossimo episodio avremo il piccone con efficiency 1 e saranno 3 diamanti, vero? Basta, non ce n'è più? Ok, non ce ne sono più. Inteso. Dobbiamo tornare a questo livello qua. Ci manca 1 minuto e 20. Abbiamo trovato 3 diamanti, non tanti, però comunque sono 1500 crediti, quindi non ci lamentiamo. Abbiamo un po' di ferro, un po' di redstone, un po' di oro non sarebbe male. Non troviamo carbone negli ultimi episodi. Intanto, eccezionale, l'oro, quello che volevo. 2, 4, 6, 8 pezzi d'oro, tipo. Mentre questa diavolo di gravel mi dà una noia. Marimma. Ok, ci siamo. Dammi l'oro che mi serve. Ok, dovremmo essere a posto. Non mi va di scavare dell'altro in questa gravel, che mi dà una noia incredibile, però dovrò farlo. Che palle la gravel. La gravel ci fa perdere tantissimo tempo. Forse no. Bene, ottimo. 17 secondi. Questa gravel ci ha distrutto gli ultimi secondi, l'ultimo minuto praticamente. C'è un po' di ferro, prendiamolo prima che scada il tempo. 1, 2 pezzettozzi, 3, 4, mancano 3 secondi, 2, 1, 0. L'ultimo pezzo, all'ultimo, allo scadere. Quindi mettiamoci alla luce delle torce e guardiamo un po' cosa abbiamo nell'inventario. 64 più 60 pezzi di redstone, ragazzi, la redstone è ovunque. 12 pezzi di ferro, 10 d'oro e ben 4 diamanti. Non erano 3, erano 4. Ok.
Ok, mi sono sbagliato. E con 7.880 crediti andrò a prendermi come primo giocatore Sami Khedira. Non so se siete d'accordo, ma io voglio prendere Sami Khedira perché secondo me è un ottimo centrocampista difensivo. Probabilmente mi sposterò di modulo con il 4-3-3 terza variazione, perché abbiamo due centrocampisti difensivi molto forti come Lann e Khedira adesso, e come centrocampista centrale possiamo mettere tranquillamente Goretzka. Khedira non costa tanto, costa intorno ai 1300 crediti, quindi avete più dello scorso episodio, ovvero 6500 crediti su cui svariare per il secondo giocatore, che vi invito a consigliarmi nei commenti. E io spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale se non l'avete fatto, e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.